Ilenia Lucaselli, ne ha facoltà. Prego, collega. Grazie Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi. Il 2022 non inizia benissimo per questo Governo e non inizia benissimo per una considerazione, perché mi perplime molto quando, dopo aver ascoltato discorsi da più parti sulla centralità del Parlamento, sulla importanza della funzione dei parlamentari, si grida poi allo scandalo quando in votazione al milleproroghe i parlamentari esprimono liberamente il proprio convincimento e lo fanno anche esprimendo un voto contrario alla proposta del governo. E questo invece riporta un tema fondamentale, che è quello proprio della centralità del ruolo del Parlamento su questioni che sono determinanti e fondamentali per gli italiani. Ed è tra l'altro inevitabile che parlamentari di centrodestra, che hanno una idea comune, una comune visione dell'Italia, dell'economia, su alcuni temi debbano essere uniti, ed è giusto che sia così. Ed è questo il motivo per il quale siamo contenti che, ad esempio, parlando del tetto all'uso del contante, sia passata la linea di Fratelli d'Italia, grazie anche al supporto, all'appoggio dei colleghi della Lega e di Forza Italia. Un momento importante perché questo milleproroghe rappresenta tantissime aspettative. Sappiamo ogni anno che è uno di quei provvedimenti importanti che si occupa non soltanto della proroga dei termini di alcuni provvedimenti, ma si occupa anche della necessità di portare avanti alcune politiche, in alcuni casi positive, in altri no, che servono poi alla economia funzionale della democrazia. Anche quest'anno il milleproroghe è stato costellato da una serie infinite di proroghe che dimostrano come sia sempre comunque facile rimandare i problemi piuttosto che cercare di risolverli. Siamo passati da un Parlamento esautorato a un Parlamento commissariato. E Fratelli d'Italia, da questo punto di vista, ha fatto una scelta molto chiara, inequivocabile, e non intendiamo ovviamente in alcun modo tradire il mandato elettorale che il popolo ci ha dato, anche se farlo ogni tanto sembra una pratica alquanto comune. Quello che ci preoccupa anche in questo provvedimento è la mancanza della visione programmatica che emerge da questo provvedimento, una malsana abitudine, purtroppo oramai consolidata, di navigare a vista e che non farà altro che rinviare nuovamente i problemi, problemi che invece necessitano di un approccio deciso, forte, risoluto, un po' con l'idea di quella frase che dice: aspettate il momento giusto per fare le cose, e l'unico momento giusto per farlo in realtà è adesso. Io credo che sia importante sollevare una questione prima di entrare nel merito del provvedimento, perché in questa legislatura stiamo assistendo a una pratica elusiva, da un punto di vista formale e sostanziale molto poco corretta, che mi riporta alla mente il gioco delle tre carte, per cui proposte emendative presentate in commissione e puntualmente bocciate rispuntano, nella migliore delle ipotesi, in altri provvedimenti, ma spesso negli stessi decreti in discussione, come emendamenti dei relatori o del governo, che vengono poi magicamente approvati. E siamo contenti che Fratelli d'Italia riesca a dare il suo contributo, anche se semplicemente in questo modo. Ma gli emendamenti che abbiamo presentato al milleproroghe raccontano la nostra visione d'Italia, raccontano dove vorremmo che questo governo portasse l'Italia e gli italiani. Abbiamo presentato numerosissimi emendamenti migliorativi, purtroppo molti di questi ovviamente non sono stati accolti e sono stati invece prontamente bocciati. Abbiamo provato a intervenire sulla giustizia, ad esempio,
proponendo l'assunzione di personale all'interno dell'amministrazione penitenziaria e giudiziaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, con un unico obiettivo, cioè quello di permettere a questa faraginosa macchina di contenere in qualche modo l'emorragia giudiziaria che da anni affligge il nostro Paese e per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati. Anche in questo caso il Governo ha agito con una mossa a sorpresa e ha esteso ben oltre la fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo, il ricorso alle camere di consiglio da remoto nel processo penale. Noi non condividiamo questa posizione e questo modo di agire, di operare all'interno di un sistema che invece dovrebbe innanzitutto garantire la presenza delle parti e la ritualità di un processo che troppo spesso viene dimenticato e messo da parte. C'è poi un tema che a noi sta molto a cuore, che è quello delle piccole e medie imprese. Anche su questi temi Fratelli d'Italia ha presentato tanti emendamenti. Lo abbiamo fatto anche nella consapevolezza dei residui che sono rimasti dal Cura Italia, ad esempio, una delle misure che non è stata mai completamente utilizzata nella propria dotazione economica, e abbiamo provato senza successo a prorogare la rateizzazione delle cartelle esattoriali, così come il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, perché augurandoci di essere davvero in una fase di ripresa, anche se è una ripresa molto lenta e che stenta, vogliamo comunque credere che sia così, e a maggior ragione se così è necessario garantire alle imprese condizioni di liquidità idonee a supportare tale ripresa. Ripresa che le aziende vogliono, ripresa che però stenta a decollare per il sopraggiungere della crisi energetica, per il sopraggiungere di un rialzo dei prezzi a catena, mentre ancora non sono stati superati gli esiti della crisi sanitaria e dei conseguenti provvedimenti restrittivi. Noi abbiamo la necessità di intervenire con tempestività al fine di prevenire. Non possiamo sempre, continuamente, costantemente rincorrere i problemi. Il rischio di una ulteriore crisi è tanto più forte quanto meno il governo e lo Stato riesce a dare delle risposte concrete ai cittadini. E in tutto questo, ovviamente, continuare ad esempio a parlare di Green Pass per poter accedere al lavoro quando lo stato di emergenza è ormai agli sgoccioli, per fortuna, diventa una ossessione giuridica per la quale si vuole imporre in un regime ordinario una misura che invece ha semplicemente il carattere della straordinarietà, e per noi questo non è più accettabile. Siamo riusciti a portare a termine una battaglia storica di Fratelli d'Italia facendo prorogare il bonus psicologico, una vittoria questa trasversale alla quale siamo particolarmente grati, così come siamo soddisfatti dei correttivi apportati alla cessione del credito alle società infragruppo, comunque alle società vigilate da Banca Italia. Però, colleghi, se il buongiorno si vede dal mattino, in realtà pare che qui si sia ancora in profonda notte. Abbiamo la necessità di rivedere le priorità e di farlo con coerenza, ma soprattutto con costanza. E abbiamo la necessità che il Parlamento torni veramente sede principale, decisoria e di visione. E fino a quando questo non accadrà, tutte le parole profuse a favore della centralità del Parlamento, dell'importanza del ruolo dei parlamentari, saranno semplicemente parole al vento, che invece dovremmo trasformare in realtà, in diritto, in costanza e nel rispetto dei principi costituzionali. Grazie.